oggi è la festa della mamma, ma direi che più in fondo, più a fondo possiamo andare pensando che oggi è la festa di una mamma e di una donna e delle donne che scelgono di fare le mamme, di lavorare, di stare in casa, di fare le compagne ai loro mariti, ai loro compagni, che scelgono però sempre di essere in prima linea. Una donna è sempre in prima linea nel momento in cui decide di portare avanti la sua vita, nel momento in cui decide di avere un bambino, nel momento in cui decide di crescerlo, nel momento in cui decide di essere a disposizione di una comunità. Questo è un po' quello che io ho pensato di fare, sono a disposizione e penso che potrei essere utilizzata se questo il Paese deciderà che è giusto per dare una possibilità diversa al nostro territorio. E il primo al quale vorrei dare l'onere e l'onore di aprire questo nostro pomeriggio dopo la bravissima Simona che ha cantato è Marco Scurria. Marco Scurria. Grazie Alessandra, io sono qui per vari motivi. Il primo è perché sono un parlamentare del Popolo della Libertà e il Popolo della Libertà sta qui, su questo palco accanto ad Alessandra. Lo dico perché magari se c'è qualche turista, qualcuno che passa oggi può essere confuso perché qualcuno abusivamente ha messo bandiere da un'altra parte, però questo già la dice lunga su chi si candida a governare una città con la menzogna e con l'inganno, per cui insomma sappiamo già sicuramente per chi non votare. Sono qui perché come parlamentare del Popolo della Libertà e insieme ad altri amici e altre liste che hanno costruito un progetto serio per Campagnano, vedete qui le bandiere, insomma ci sono altri partiti, altre liste civiche, altri rappresentanti del mondo della società civile che dopo ovviamente interverranno, ma sono qui per impegnarmi con tutti quanti voi, guardandoci proprio negli occhi anche se da sopra un palco, per far capire che su Campagnano c'è un progetto politico serio. Qui oggi e nei prossimi giorni voi vedrete assessori, consiglieri regionali, parlamentari, rappresentanti del governo, parlamentari europei. Veniamo qui per fare la campagna elettorale per il progetto su Campagnano, perché noi attraverso anche i fondi europei io penso di poter essere di aiuto a questa città. È una città che si è svegliata con sostanzialmente una bancarotta incredibile, ci sarà bisogno per sostanziare il programma di Alessandra di risorse, di impegni e di nuova linfa per dare un senso a questa città. Allora noi questo vogliamo fare, noi siamo qui per impegnarci, non siamo semplicemente qui per dire vota Tizio o vota Caio, siamo qui per prendere un impegno con la città di Campagnano. Guardate, queste sono ore decisive perché in questa settimana è quello che poi fa la differenza. Io prego tutti quanti voi di ragionare su questo, di provare davvero a cambiare, perché vedete voi avete una candidata particolare, Alessandra è una donna del fare, non è una persona che si è costruita artificiosamente in qualche buio ufficio, è una persona impegnata appunto nel mondo del sociale, della cultura, è una persona, si vede pure da queste manifestazioni, fa tutto lei, no? Presenta, interviene, manca solo che porta il caffè, è una persona che ha una grande capacità organizzativa e una grande capacità di decisione, è il sindaco ideale per questa città, è il sindaco che deve cambiare questa città, per cui insomma parlatene in questa settimana. E dicevo, facciamo tutto questo esattamente per questo motivo, perché amiamo la nostra gente, amiamo la nostra città, tu la ami in particolare e io penso che non ci può essere nulla di meglio che una persona innamorata di Campagnano per fare il sindaco. Avanti fino alla vittoria, in bocca al lupo a tutti. Sono stata fortunata, ho avuto un papà speciale per molti di voi. Un papà qualsiasi per tutti, come un papà può essere, però questo mi ha insegnato, mai essere contro, sempre essere per, l'ho visto sempre lavorare per e mai contro, e questa è una linea che non intendiamo e che non intendo mai abbandonare. Vorrei che venisse sul palco Isabella Rauti, consigliere segretaria della Presidenza del Consiglio della Regione Lazio, membro della Commissione Lavoro, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Politiche Sociali e della Commissione Scuola, Diritto allo Studio, Formazione Professionale e Università. Io sono qui a Campagnano con la mia Presidente Renata Polverini, con tutti voi, ma soprattutto con Alessandra, sarei qui comunque, sono qui
come amica storica di Alessandra, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare molti anni fa, e però sono anche qui, come ha detto anche Marco Scuria prima, come consigliere regionale del PDL. Questo lo sottolineo perché so che detto qui oggi assume un significato particolare, che è quello appunto che vorremmo dare a questo incontro. Ho conosciuto Alessandra e ne ho potuto apprezzare quella passione nel sociale, quel non risparmiarsi mai, quello spendersi sempre per le questioni più urgenti che riguardano tutti. E raramente le donne che si spendono lo fanno puntando a portare a casa qualcosa, lo fanno perché c'è un bisogno, lo fanno per risolvere un problema, lo fanno per rispondere a una esigenza. Di lei naturalmente tutti voi conoscete l'impegno nella società civile, l'impegno in quel mondo delle associazioni, di cui le istituzioni dal mio punto di vista non possono e non debbono fare a meno. Quindi in lei, nella sua candidatura, si coniuga la coerenza, l'onestà, la progettualità, la capacità operativa, la percezione dei reali bisogni delle persone. Quindi è la candidata ideale e dal mio punto di vista anche il valore aggiunto di essere una donna. Anche l'incontro di oggi è declinato al femminile, anche se evidentemente la sua campagna elettorale non è soltanto declinata al femminile, perché risponde ai bisogni di tutti i cittadini di Campagnano. Però sicuramente questa è una cifra non indifferente. Basta anche sfogliare il suo programma elettorale, si vede subito quella concretezza, quel pragmatismo tipicamente femminile. Anche Marco Scuria prima diceva la donna del fare. Beh, le donne hanno un po' questa capacità, quella un po' di far quadrare sempre a fine giornata, a fine settimana, a fine mese, a fine anno, un po' tante cose tutte insieme fanno un po' le acrobate. Oggi, la giornata di oggi ha un significato anche particolare, è stato detto, la giornata dedicata alle mamme. Anche se leggendo i giornali di oggi, indubbiamente non si può nascondere che in questo paese, che ha fatto della maternità spesso una retorica, è un paese che invece lascia ancora aperte molte questioni che riguardano la maternità e che chiamano tutte le istituzioni a una responsabilità. Leggere articoli come oggi, voglio fare la madre, mi licenzio, o altri che ci raccontano i soprusi che i bambini subiscono all'interno delle mura domestiche, o ancora i problemi di conciliazione tra vita lavorativa e vita personale, beh, tante questioni, la faccio breve, tante questioni che noi conosciamo, sono questioni ancora irrisolte, sono questioni che comportano la esclusione delle donne dal mondo del lavoro, la difficoltà di raggiungere delle posizioni di vertice, sono anche le stesse questioni, scusatemi se apro questo inciso, che attraversano anche però il rapporto complesso tra donna e politica. Io non entro nelle polemiche che anche oggi sono sui giornali, non mi interessano. Quello che mi interessa e mi ha sempre interessato invece è il rapporto tra donna e politica e alcune forme che la politica di esclusione, che la politica ha tributato alle donne. Beh, noi vorremmo invece delle polemiche che venisse affrontato questo nodo di fondo tra la rappresentanza femminile scarsa nelle istituzioni, questa esclusione delle donne dalla politica, che non è un problema che le donne hanno con la politica, ma casomai è un problema che la politica ha con le donne. E allora io penso che per esempio la Regione Lazio, con il suo statuto e con la sua legge regionale, è un punto di riferimento. Sono norme non di garanzia, sono norme di parità, sono norme di democrazia che hanno portato sotto la guida di Renata Polverini una composizione quasi paritaria, no, però sicuramente un'ottima composizione in giunta, una buona composizione in consiglio. Se poi le donne non l'hanno elette, è un problema che hanno loro e non noi. Però la questione esiste e noi siamo quelli che la possono sottoporre anche a livello nazionale. In questo il Lazio è un laboratorio che si candida rispetto alle altre regioni. Ecco, io voglio dire che questa campagna elettorale è una campagna elettorale molto importante, si vota in numerosi centri, ma soprattutto perché questa campagna elettorale ha assunto un po' le dimensioni di un test quasi nazionale. Gli osservatori sono molti, è molto importante che si vada a votare, è molto importante che si scelgano le persone, come qui con la scelta di Alessandra, quindi espressione, dicevamo, della società civile, del fare, della sensibilità femminile, tanti elementi in una persona che sicuramente saranno di garanzia, di impegno per la città di Campagnano. Io voglio dire veramente che mi piace anche un po' questa cifra femminile di alcune candidature, al di là del fatto che la sento come un'amicizia personale, mi stacco un attimo da questo aspetto sentimentale, se consentite, e cerco di guardarla in termini di oggettività. C'è comunque un valore aggiunto delle donne alla politica, c'è anche un'idea di buon governo, c'è la
volontà di saper amministrare e di farlo sempre con trasparenza, secondo quei principi di concretezza. Quindi io credo, sono convinta anzi, che il suo sarà un successo personale, politico, di questa società civile che la sostiene, di voi tutti e di noi che faremo la nostra parte. Grazie.